Amici di HD Vlog, andiamo a farvi vedere la strada per il Pultrido. Lascio a voi l'esplorazione, vi faccio vedere uno shortcut molto interessante per andare a sbloccare il falò vicino al mostro. Eliminiamo le varie statue che ci possono dare fastidio come avvelenamento. Mi raccomando, esplorate perché ci sono dei mostri in questa zona che droppano pezzi interessanti per potenziare le armi, pezzi di minerali. Allora, scendiamo di qui come avete visto nel video precedente. Evitiamo di farci avvelenare continuamente. Vediamo se qua siamo coperti. E questo qui è un mostro che non dà troppo fastidio. Basta solo stare attenti, non loccarlo perché tanto è inutile, basta picchiarlo qui. Ce n'è un altro. Dovremmo avere via libera dall'avvelenamento per raccogliere questi due oggetti. Qui non si può andare. Perfetto. Un rapido sguardo alle statue, guardano tutte verso destra. Un rischio di avvelenamento. Un consiglio per chi usa le armi di fuoco: queste pozze esplodono. Se prendono fuoco e esplodono. È un liquido infiammabile. Quello lì, vedete quella mano? Questo è un mostro, adesso lo facciamo uscire. Se vi becca al volo così, difficilmente riuscirete a sopravvivere. Poi fuori dalla pozza e niente di particolare. Qui ce n'è un altro, facciamolo uscire. Questa cassa non so cosa sia perché quando ho provato ad aprirla per vedere se era un Mimic, usavo una spada di fuoco e è esplosa, quindi ho raccolto solo. Ma porca miseria, non volevo farmi avvelenare. Ma benedizione divina. Teniamo gli HP alti. Corriamo di qua tanto. Voglio solo farvi vedere dov'è il falò, devo ricordarmi dov'è il falò soprattutto. Tutti boh. Muoviamoci immediatamente. Da queste parti c'è l'entrata per il falò. Dovrebbe essere di qua. Eccola qua. Falò comodissimo, ci fa saltare una bella via. Raccogliamo anche l'oggetto, una bella pietra di Faros. Ci riposiamo qui e tra poco andremo a sfidare il secondo per noi, ovviamente magari per voi no, degli antichi o dei primordiali. Al prossimo video e buon Dark Souls 2.